Привет, друзья! Adesso proviamo ad analizzare quello che avete sentito nel video precedente. Se per caso questo è il primo video che voi vedete, premete per favore il link qui sopra e prima guardate il compito, dopodiché tornate a vedere questo video e controllate le vostre versioni. Dunque, noi vediamo i nostri tre protagonisti che stanno bevendo, se non mi sbaglio, la birra e uno di loro dice: Жить, как говорится, хорошо. Жить, как говорится, хорошо. La vita, come si dice, è bella. Guardate come si fa in russo. Voi dite la vita è bella. Da noi si dice, si può dire anche la vita è bella, sarebbe жизнь прекрасна, è meravigliosa. Прекрасный, meraviglioso, bellissimo. Però si può anche dire жить хорошо usando il verbo. Жить è vivere. Хорошо è un avverbio che si traduce come bene. Il verbo non ha la categoria di genere, quindi se non si capisce жить è femminile e maschile, non ha genere. A sto punto dobbiamo mettere la caratteristica che non cambia. Gli aggettivi cambiano, come ho detto, bello, bella, anche in russo. Bene è la parola che non cambia mai. Bene ha solo la forma di bene. Come massimo può diventare benissimo, ma non è il cambiamento del genere. Quindi, con i verbi, ragazzi, dobbiamo mettere solo gli avverbi. Жить хорошо, vivere è bello. Mentre noi diciamo è bene vivere. Как говорится, come si dice? Жить, как говорится, хорошо. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. E poi l'altro personaggio, l'altro uomo aggiunge: A хорошо жить еще лучше. Questa è ancora una frase meravigliosa. A хорошо жить, quindi vivere è bello. A хорошо жить è vivere bene, еще лучше, è ancora meglio. Quindi è bello vivere, sì, ma vivere bene è ancora meglio. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно, conclude la conversazione il terzo personaggio. Точно significa esatto. Quindi riascoltiamo ancora una volta questa piccola conversazione e cercate di individuare i vostri errori, se ci sono stati oppure se non ci sono stati. Complimenti, siete bravissimi. Via! Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ok, adesso vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre, se vi è piaciuto, mettiamo un pollice in su, scriviamo qualche commento se conviene continuare o meno e ci vediamo nel prossimo video. In bocca al lupo e studiate russo. Bye bye.